perché lui ha studiato molto bene l'avversario. Questo anche perché la Lazio, secondo me, era un po' convinta di fare come l'altro anno, cioè vincere la partita non giocando a pallone. In realtà la Lazio quest'anno, io non lo dico perché sono tifoso della Roma, lo dico perché secondo me la Lazio non è proprio la squadra che gioca. Non è il prototipo di squadra che gioca a pallone. La Lazio spesso e volentieri si mette dietro, aspetta alcuni episodi favorevoli per la ripartenza perché ha dei giocatori che Inzaghi ha capito, questo è un elogio che sto facendo a Inzaghi, ha capito che possono giocare solo in quel modo e vince le partite. Però quando incontri squadre che giocano a pallone e devi farla anche un po' tu la partita, perché non è che puoi sperare, no, di vincere la partita impostando il gioco sulla rimessa principalmente, là alcune difficoltà vengono fuori perché la Roma è andata a prendere gli alti, come Di Francesco vuole, perché prestando alto hai meno campo da fare per andare a segno. E Di Francesco ha rilanciato da Inzaghi, c'è poco da dire. Roma superiore, che poi quando ha visto le brutte verso la fine, dopo che loro hanno accorciato le distanze sull'unico tiro in porta vero che hanno fatto, giustamente ha fatto dei cambi, è passato a tre dietro, inserendo Jesus al posto di Nainggolan, ci stava. Perché comunque Nainggolan, nonostante il fior di prestazione che ha fatto, veniva da qualche problema fisico. Poi che lui sia uno di quei giocatori che il derby lo debba giocare sempre, quello è un altro discorso. E non capisco come dall'altra parte si è fatta una facile ironia dicendo che Nainggolan ha fatto credere a tutti che non giocavano, perché cioè, la Lazio avrebbe giocato diversamente se Nainggolan c'era o non c'era? Cioè, che vuol dire questo? Loro con Immobile che cosa hanno fatto? Non hanno provato a dire che non giocava, poi alla fine ha giocato. Ecco, quindi queste dichiarazioni lasciano un po' il tempo che trovano. È passato a tre dietro con quel 3-5-2 e poi come si vincono i derby, la Roma ha cercato di allontanare la palla. Anche grazie all'accattapalle, sì, lo voglio dire perché hanno fatto bene, secondo me, perché quando si vince, quando si sta per vincere una partita, si fa così anche in Champions League, non vedo perché non si debba fare così a un derby, tra l'altro l'hanno fatto anche loro più di una volta, e la Roma ha meritato di vincere, non ho capito qual è tutto questo problema nell'ammetterlo, Sì, ma anche poi da voglio parte dire, loro. noi lo scorso anno l'abbiamo presa con molta più dignità, se vogliamo, la sconfitta, no? Perché era giusto prenderla così. Quest'anno loro invece hanno alzato sulle palizzate, vabbè, insomma, hanno preso vari elementi, quali quelli dei raccattapalle, e su questo ci sono però due cose secondo me un po' più gravi. Cioè, la prima intanto è la condivisione della foto di questi ragazzini, voglio dire, un po' a gogna, se vogliamo. E un'altra è il fatto che effettivamente la Roma ha ricevuto una multa per questo fenomeno. E insomma, ecco, questi sono quei casi in cui la Roma mi sembra un po' più penalizzata di altre. Quando Io l'avevo presa ironicamente questa cosa, ma poi quando ho visto che hanno messo proprio le foto in pubblico di questi ragazzi, beh, a me mi è sembrato veramente di cattivo gusto, appunto, perché poi dopo voglio dire, inopportuno. io ho anche degli amici laziali che probabilmente adesso mi stanno ascoltando, però a me queste cose, cioè questa qua de mette la foto di questi raccattapalle in pubblico, a me mi pare di cattivo gusto, mi pare proprio una carognata, se può dire. Sì, assolutamente, Cioè, sì. tu pensa a un padre di famiglia che dovrebbe fare adesso. No, ma certo, è fuori luogo, ecco, mettiamola così. Cioè, Sì, di che stiamo a parlare? infatti. Sì, e poi anche la sanzione fa un po' ridere.
sinceramente, Ma dopo sulla mesi. sanzione sì, fa ridere perché poi voglio dire, tante volte succede, cioè quante volte una squadra come la raccattapalle perde tempo, no? Perché la squadra di casa a fatica sta portando a casa il risultato. Cioè allora dovrebbero multare tutti quanti quelli che perdono tempo. Cioè, allora ci dobbiamo mettere in testa una cosa, o la condotta antisportiva, no? Viene punita e si comincia a punirla dai tesserati. Oppure non ce la possiamo prendere con le società perché i raccattapalle fanno quello che si farebbe normalmente in qualsiasi altro campo di pallone. Qui per anni abbiamo detto che in Italia la cultura Juventus è quella che comunque non importa il mezzo, basta vincere. Adesso ci andiamo a meravigliare se si perde tempo su una rimessa laterale, oppure ho sentito ritirare in ballo da alcuni personaggi sempre dall'altra parte un calcio d'angolo battuto in un Roma-Palermo di 10 anni fa, un po' più avanti rispetto, cioè stiamo a parlare del campionato del 2008. sì, appunto, Ho sentito, vero? cioè, ma voglio dire, ma per te avete perso, basta, ammettete l'inferiorità che c'è stata e Assolutamente. amen, e basta. Ma sì, io sono assolutamente d'accordo e voglio dire, danno anche solo altro adito a prese in giro di Cioè, vario tipo, chiaramente, hanno no? fatto passare, come è giusto che fanno i tifosi della Lazio, perché io su questo certe volte devo dire la verità, noi dobbiamo un po' imparare da loro, hanno fatto passare Inzaghi come il Ferguson di Piacenza, perché comunque l'ha incartato 2 volte Allegri, perché comunque l'altro anno al derby ha fatto quello che ha fatto, perché la Lazio l'altro anno ha meritato in Coppa Italia. Adesso ha perso Di Francesco, gliel'ha incartato su tutti i fronti, punto, zitti, stateci. Dovete stare zitti, che Sì. so, 2 episodi, poi ho sentito di rigore, rigore paro, ma è netto. È Ma non netto, è che siccome c'è il assolutamente, assolutamente. VAR, allora l'arbitro, no, rigore paro, ma è netto, ce n'è pure un altro per un fallo di mani di Parolo dentro l'area. Ma non è che siccome c'è il VAR, allora tutto deve passare per il VAR, deve passare. Se Sì. l'arbitro dice che quello è rigore, punto. No, ma infatti sono polemiche esterne. Tra l'altro, entrambi i rigori, cioè sia quello nostro che quello loro, c'erano Netti. netti. Stupidaggine grossa di Manolas in quel frangente. Va, Io di questo. Allison penso però prima, perché Perché non non è la gli chiama rimessa al portiere, per l'uomo? me deve sempre uscire, secondo Sì, però me. Poi dopo la fa Manolas perché insomma Sì, non beh, perché può non fare. vede che secondo me lui era convinto che dietro ci fosse un avversario, invece c'era un compagno e quindi la sposta con la spalla come ultimo modo per levare la palla dai piedi dell'avversario, ma in realtà voglio dire era una azione molto più tranquilla, quindi evidentemente anche un errore di comunicazione, ecco, fra i Ottavo compagni. rigore stagionale per la Lazio, diciamolo, perché sennò poi dopo si fanno i conti solo da una parte. Magari pure giusti, cioè, nel senso, se poi, secondo me, finché ci stanno i rigori, voglio dire, le chiacchiere stanno a zero, quindi i numeri dicono poco, va piuttosto visto quali ci fossero e quali no. A me la Lazio è stata trattata in maniera giusta da uno come Rocchi, che non è ci ha mai favorito, mi pare, no? Sbaglio. No, ma io non sto dicendo questo, cioè se 8 rigori in 13 partite li avesse avuti a favore la Roma, cosa ti sarebbe detto? No, Questo certo. voglio dire, io lo voglio sempre mettere in evidenza, perché non lo dice mai nessuno, perché comunque non è un mistero che Lotito abbia un determinato ruolo in Lega, no? No, certo, questo è vero, sì. Sì, è chiaro che ora, ecco, a me interesserà anche vedere il ruolo che avrà ora Lotito dopo le dimissioni forzate di da vecchio, no? Sì, allora lì qui c'è da fare veramente un discorso che, ecco, comincia adesso e non si sa quando deve finire. Allora, il discorso è questo qua. Ha detto bene Sarri quando è stato intervistato l'altra domenica, normalmente
poco condivido di quello che dice Sarri, però giustamente se voi avete fatto caso quando hanno intervistato i vari allenatori Sarri, Spalletti, tutti quanti, hanno difeso giustamente Ventura, ma dico giustamente non perché Ventura tecnicamente fosse il miglior tecnico che ha avuto, cioè Ventura ha fatto ridere, ma Ventura è un tecnico che fa ridere da sempre perché non solo ha allenato squadre di basso calibro, perché oltre secondo me non può arrivare, perché è un allenatore secondo me che alla stregua di Prandelli, di questi qua, innanzitutto non hanno mai detto cose scomode contro il potere, quindi Ventura per quest'Italia andava più che bene. Il discorso è che adesso fa ricadere tutta la colpa su Ventura, che ha sbagliato tutto al contrario di tutto, cioè io pure sono d'accordo con quello che ha detto Luca prima. Per me Insigne non è un fenomeno, ma Insigne in una partita dove tu devi creare superiorità numerica contro la Svezia perché devi andare a rimontare un risultato, Insigne deve giocare e Shaarawy deve giocare. Cioè, che mi rappresenta Gabbiadini, che manco sapevo più che esisteva io, perché veramente l'avevo rimosso io Gabbiadini, no? No, è così, cioè io nel senso, la prima cosa che io faccio, ammesso e non concesso che nella gara di andata, no, io abbia fatto tutto bene e per sfortuna soltanto abbia perso, no? Io al ritorno devo mettere in campo una squadra che soprattutto con gli esterni mi vada a creare una superiorità numerica, no? Atta ad aprire quegli spazi per gli inserimenti dell'attaccante e del centrocampista che arriva da dietro per creare più occasioni possibile, no? Allora, questa è la parte tecnica. Tutto il resto del discorso, e che poi l'abbiamo visto anche nelle dimissioni che ha dato Tavecchio l'altra volta, che ha fatto uno scaricabarile pure quello, veramente vergognoso, nel senso Ventura no, ho voluto io, sembra che l'abbia voluto lo tiro, come se lui ci volesse scagionare da qualcosa, io ho fatto mettere le quattro squadre in Champions League, cioè, voglio dire. Questa è la gente che ci rappresenta. Il Marciume sta sul fondo, Ventura è la ciliegina sulla questa torta marcia, mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico, tranquilli, no? Che poi ha fatto in modo che si arrivasse alla non qualificazione al prossimo mondiale. Perché questo è il sistema calcio italiano. Cioè, noi abbiamo avuto Tavecchio che ha detto in un'intervista qualche anno fa, no, a parte quella dichiarazione razzista che ha avuto, ha detto che le donne che giocano a calcio in Serie A femminile sono tutte lesbiche. Ma di che stiamo a parlare? È una vergogna, eh. Sì. Quindi questa è la parte non più tecnica che Sarri, e mi ricollego a tutti gli allenatori che sono stati intervistati e hanno difeso Ventura, no? Ha detto giustamente a Tardelli alla Domenica Sportiva, dice: ma tu a me mi stai a chiedere perché faccio giocare Insigne e non ha fatto giocare Ventura? Avrà sbagliato, ma non mi fate credere che l'unico problema della nazionale è Ventura. Come a dire, ma te lo dico io chi è Tavecchio, che cosa ha fatto, che cosa ha detto e in che modo ci ha rappresentato? Questa è la verità, ragazzi, cioè il sistema calcio italiano è marcio. Quindi sei per una riforma pure tu della FIGC, diciamo, Ma una riforma. assolutamente sì, ma senza rivedere, però la riforma non deve essere che se va via Tavecchio arriva Pancalli, perché No, vi stiamo da capo a 12. Mo certo. Certo, è un fatto il nome di cambiamento netto, Pancalli, vero? che bisogna veramente ripartire da zero, cioè sta gente qua, Matarrese, Pancalli, Abete, Campana, via. Sì. Ma non è bastata Carciofoli 10 anni fa? Dove l'hanno Sì, fatta passare per un danno che hanno subito Juventus, Milan e quant'altro, non gli è bastata. Cioè qua c'è un marciume di fondo e non è che non si può combattere, non si vuole combattere. E questa è la verità. Anche perché comunque le squadre, diciamo, i presidenti della Serie A continuano a votare questi personaggi, quindi Esatto, perché Tavecchio è stato rivotato voglio quest'estate scorsa. Non dire. Sì, appunto è che io. stiamo parlando di anni fa. Tavecchio è stato rivotato
se non erro, o a maggio o a giugno, non mi ricordo. Quindi è inutile che andiamo, non si vuole combattere. Sì. Questo è un potere che non.